No, adesso la vivo bene, ovviamente è il mio primo gol dopo tanto tempo, mi ha aiutato tanto, mi ha sbloccato anche dentro, no? Perché l'anno scorso non ho giocato tanto, mi mancava tanto questo gol e lo aspettavo da tanto e niente, adesso ormai è passato, ormai devo aspettare quello che viene, allenarmi forte, farmi trovare pronto per cercare di farne altri. No, io sono partito inizialmente a tre quarti, solo che, come si dice, loro erano tanto chiusi dietro, no? Quindi c'era poco spazio in mezzo. Quindi il mister durante la settimana ci aveva chiesto anche di cercare di aprirci e di cercare di creare un 4-4-2 con Nick a sinistra. E quindi mi sono trovato sulla parte di destra e mi sentivo meglio perché ricevevo più palloni e magari si creava più pericolosità. No, allora io sì, cioè, allora questo gol mi ha aiutato tanto perché ovviamente mi ha liberato anche mentalmente, no? E dopo il gol, dato che tanto che non giocavo una partita da titolare quasi anche un anno, non so, mi sentivo già un po' affaticato prima. Infatti, se tu guardi nell'azione, io parto da dietro correndo non tanto forte perché ero già un po' stanco e grazie a Dio è venuto questo gol e mi ha liberato tanto. No, io penso che il primo tempo la palla l'abbiamo avuta noi, solo che loro si sono schiacciati tanto dietro, hanno approfittato queste due occasioni che hanno avuto, che tra l'altro nel primo gol noi ci siamo fermati perché pensavamo che fosse fuori dato che il guardalinea ha sbandierato e niente, nel secondo tempo ci siamo caricati perché ci sentivamo che potevamo riprenderla. Nel senso, loro sono una squadra molto tosta, rischia anche di perdere queste partite. Noi adesso ci teniamo questo punto stretto e niente, abbiamo adesso una settimana per lavorare meglio per la prossima partita contro il Como. Come ho detto prima, la partita è stata difficile perché ovviamente loro erano tanto chiusi dentro e loro hanno avuto questa cosa di farci questi due gol che ci hanno fatto male, però siamo stati bravi a reagire. Senti, volevo. No, cioè, sono quattro partite che ci stanno un po' penalizzando queste cose perché infatti noi dentro ci chiediamo come mai. E niente, ormai le cose sono passate, non ci possiamo attaccare a queste cose e cerchiamo di fare di più ogni partita. Ma io penso che la palla era fuori, però ovviamente. No, da dentro il campo sembrava fuori, poi ovviamente loro hanno deciso così e loro decidono alla fine. Cioè io posso dire che è fuori, però loro se dicono che è dentro, è dentro. Niente, rimanere uniti come siamo sempre, cercare di dare sempre di più e niente, poi le vittorie arriveranno, ovviamente ora è un momento che ci sta dando un po' tutto contro. Però adesso dai, aspettiamo la prossima partita e cerchiamo di prendere la vittoria a Como. Sì, io sono sempre pronto per il mister e per la squadra. E ovviamente io mi sento la responsabilità da quando sono arrivato qua perché questo è un anno importante per me. E ovviamente nell'assenza di Khedira io devo cercare di dare il massimo e farmi trovare pronto per aiutare la squadra in queste partite che arriveranno. No, io come si dice, l'ho preso nel modo giusto perché ovviamente lui da me e qua si aspettano molto da me. Io devo farmi trovare pronto, cercare di stare meglio fisicamente e so che posso dar molto di più a questa squadra e ha avuto ragione in quel momento e niente, mi ha punzecchiato per bene e adesso mi sono svegliato, diciamo.